Bene, allora mio nome è Günther, nome tipicamente italiano, vero? No, ovviamente si sente già da dove vengo, vengo dall'Alto Adige, da Bressanone esattamente, e lì abbiamo un piccolo istituto che si chiama Istituto Terra, un piccolo istituto dove 10-12 persone siamo messe insieme, tutti ex manager più o meno, e hanno detto noi vogliamo fare qualcos'altro, vogliamo promuovere un nuovo sistema di come fare business, un nuovo sistema di come fare, diciamo, l'economia. Noi lo chiamiamo good economy, cioè un'economia diversa che mette nel centro non il profitto, non i soldi, ma che mette nel centro le persone. Questo, diciamo, è il nostro credo dell'Istituto Terra. Cosa facciamo? Facciamo 3-4 cose, facciamo ricerca con diverse università tedesche, università italiane, facciamo formazione, tanta formazione anche a diverse università e facciamo consulenza, aiutiamo aziende di diventare aziende un po' più sostenibili, aziende un po' più, un po' diverse, che mettono infatti nel centro altre cose. Questo facciamo noi, abbiamo la sede a Bressanone, abbiamo un collaboratore a Innsbruck, a Vienna, a Berlino, perciò siamo già abbastanza, un po' direi internazionali, abbiamo anche una persona a Verona che ci segue e questo negli ultimi 2 o 3 anni l'abbiamo creato. Abbiamo anche il grande piacere che possiamo usare il logo della United Nations University e abbiamo un cosiddetto RCE, Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development. Scusate questa parola inglese, però gli Stati Uniti, le Nazioni Unite purtroppo non hanno una traduzione equivalente. Però è molto bello perché lì siamo connessi con più di 100 altre realtà in tutto il mondo, dalla New Zelanda fino al Canada, dal Sudafrica fino alla Svezia, e lì abbiamo un network abbastanza internazionale. Una volta l'anno facciamo le giornate della sostenibilità a Bressanone, sono sempre più di 450 persone che ci seguono, che vogliono capire cosa si potrebbe fare, cosa si può fare. Se qualcuno di voi ha voglia, il maggio 2013, il 23 e il 26 di nuovo saranno a Bressanone. Si chiama Think More About, cioè vuol dire pensa un po' in un altro modo, inizia a pensare in un altro modo. Adesso devo subito vedere l'orologio perché mi hanno detto 30 minuti. Capite il mio slang, dialetto un po' diverso, scusate di nuovo. Poi siamo non soltanto un istituto, siamo anche persone che fanno, cioè noi mettiamo anche in atto dei progetti che nessuno vuole fare, allora li facciamo noi. Perciò 2 anni fa abbiamo creato un cosiddetto Terra Eco Fashion. Terra Eco Fashion vuol dire moda e sostenibilità e fair trade, però tutto in un aspetto abbastanza bello. Io adesso il mio abbigliamento, per esempio, è tutto ecologico, sostenibile, eco-fair e così via. Perciò anche qui ci sono già delle alternative che si può intraprendere e questo noi abbiamo il negozio a Bressanone dove scriviamo This blue is green, cioè questi blu jeans non sono blu ma sono green in un certo senso. No? Anche questi progetti sempre con l'obiettivo di creare una nuova coscienza e di dare al consumatore la possibilità di consumo alternativo diverso. Questo è sempre il nostro, diciamo, pensiero che sta dietro, dove poi abbiamo ovviamente tutti i certificati e così via. E prima adesso di iniziare, se volete, avrei un filmato di 3 minuti che secondo noi è molto bello far vedere. È un filmato che dà un po' di flash di come sta il mondo. E adesso quello è in inglese, spero che non ci sia un problema, sono cose abbastanza piccole scritto, cerco casomai di tradurli, però mi sembra molto bello anche adesso sabato, dopo pranzo, un po' di attività diverse, mi sembra che siano giuste. Allora, vediamo. Nei prossimi 4 anni succede tanto.
quello che voglio far vedere, ho voluto far vedere con questo filmato, che è un periodo abbastanza importante in cui ci troviamo. C'è ogni giorno 150 animali, non ci sono più, 30.000 persone, prevalentemente bambini, purtroppo hanno problemi abbastanza gravi. Ogni giorno 50.000 chilometri, come si dice? 50.000 chilometri per chilometro, cioè matematica, diventa deserto. Cioè è una situazione, sappiamo così tanto attualmente, però facciamo pochissimo di cambiare la situazione. E proprio questo è stato il nostro, diciamo, la nostra motivazione, lo stimolo di veramente, noi dobbiamo cambiare qualcosa, noi tutti, ogni giorno, quando facciamo il consumo, io posso scegliere, ho un po' criticato quando abbiamo fatto, diciamo adesso abbiamo pranzato, queste bottiglie, ma oste, cioè, non esiste, è troppo, e dobbiamo cambiare un po' dappertutto, nel consumo, nel sistema politico, per quello che piace anche la vostra iniziativa, e abbiamo tante possibilità di cambiare. E una cosa dove noi veramente cerchiamo di entrare, e qui vediamo diverse cose che anche noi sosteniamo, però una cosa dobbiamo anche, soprattutto, cambiare gli obiettivi economici, perché già questo è a priori uno dei problemi che abbiamo gli obiettivi sbagliati. Cioè, gli stati pensano soltanto al prodotto interno lordo, e purtroppo adesso abbiamo avuto un paio di problemi qua in Italia con quei terremoti brutali, abbastanza, erano 28 morti, una catastrofe brutale, totale. Poi dal punto di vista del PIL, il PIL aumenta, il PIL così aumenta, stranissimo, cioè una cosa pazzesca, no? Perciò noi abbiamo obiettivi dove non viene guardato ma cosa poi ne esce veramente. Abbiamo obiettivi quantitativi che misurano quello che è da misurare, però non il contenuto vero e proprio. E la stessa cosa che abbiamo legato al macroeconomia, il PIL, l'abbiamo anche nel microeconomia, nelle aziende stesse. Cioè, da noi almeno, non so da voi, però penso che non sia tanto diverso, da noi le aziende più prestigiose, più brave, che ricevono poi alla fine dell'anno il manager dell'anno, no? Sono quelli che hanno aumentato il fatturato del 8%, che hanno aumentato l'utile, che hanno una quota di crescita abbastanza alta. Quelli poi ricevono, bravo, sei l'imprenditore o l'imprenditore più importante, più bravo dell'altro agio. Però cosa c'entra? Cosa c'entra? Non vi guardate, ma come stanno le persone in questa azienda? Che prodotti fa questa azienda? Come vengono prodotti questi prodotti che fa? Ma fanno senso per il mondo questi prodotti che fa? E queste sono le domande cruciali, e questi dovrebbero ricevere i premi, non quelli che hanno la quota più alta di fatturato e di cose. E proprio questa logica, tanti nostri colleghi, questo per esempio è una riunione che abbiamo avuto a Vienna un anno e mezzo fa, questa logica, o questi imprenditori che vogliono fare un po' di cose diverse, si sono messi assieme e hanno creato un modello. Il cosiddetto modello, o il bilancio del bene comune, un modello quantitativo che misura quanto un'azienda fa, non solo per il portafoglio, ma per la comunità, per il bene comune praticamente. Cioè un bilancio che misura non quello che poi devo dare al fisco, sappiamo cosa intendo, ma quello che io do con la mia attività imprenditoriale alla società. Questo è il bilancio del bene comune, fatto non da una persona, ma fatto da un team di ormai più di 60 imprenditori, cioè persone che ogni giorno sono dentro nella pratica, dove il fondatore era il signor Christian Felber, che vi consiglio anche qui un libro che adesso esiste da una settimana anche in italiano, che per esempio in Spagna, esiste anche in Spagna, ormai è all'ottavo posto dei best seller in questa settimana, no? Un libro che spiega un po' quello che io adesso nei prossimi minuti vi spiego,
E questo è, questo sono io, questo è lui. E qui questo è, diciamo, la direzione di questa associazione che nasce, che è nata 2 anni fa a Vienna, che ormai ha più di 10.000 soci e più di 670 aziende che già hanno aderito a questo pensiero e hanno già fatto questo bilancio che adesso vi faccio vedere. E la missione nostra, la missione della cosiddetta economia del bene comune è il cambiamento del sistema. È che noi vorremmo dare agli imprenditori e non solo, a tutti i cittadini, una nuova logica di come fare economia. Praticamente prendiamo il bene dell'economia di Adam Smith, no? del liberalismo, perché è sempre un capitalismo, è sempre, il mercato resta sempre libero, però non così libero come l'abbiamo anche è stato discusso anche stamattina con tutte le finanze e le banche. Deutsche Bank mi hanno più volte citato che tutti possono fare quello che vogliono, però vogliamo soprattutto cambiare obiettivo, che l'obiettivo delle aziende non è più la crescita assoluta, sia di fatturato, di utile e così via, ma l'aumento, la crescita del bene comune. E questo è il cambio che vorremmo fare, e per questo abbiamo creato questo modello che misura praticamente quanto io posso dare. Perciò a livello economico, a livello imprenditoriale, mi capite? A livello imprenditoriale abbiamo creato questo bilancio del bene comune. A livello politico anche i politici stessi possono aderire a questa logica e possono promuovere questa idea. Mi sembra che attualmente abbiamo più di 50 politici che hanno detto sì, io, a me piace questa idea, io sostengo questo movimento. E a livello sociale tutti noi possiamo dire sì, io quando in futuro faccio il mio consumo guardo se l'azienda ha fatto questo bilancio e quanti punti ha ottenuto legato a questa nuova misurazione, no? Anche tutti noi possiamo dare un contributo. Quello, sono sempre critico un po' il consumo, io posso prendere questo, costa 200 euro, o posso prendere uno da, qui siamo a Milano, da Mani, che costa un po' di più, però la logica di come è stato prodotto è diversa. Adesso, oggi non ho portato jeans perché non volevo, però i nostri jeans fanno 8.000 km fino ad arrivare al negozio. Una jeans media fa 50.000, perché va tutto in giro il mondo, perché a Bangladesh costa un centesimo meno cucire che in Cina e poi da Vietnam e così via. Perciò è pazzesco cosa succede. Noi dobbiamo essere più consapevoli di cosa facciamo. E perciò dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo cambiare paradigma. E adesso non so se questo si legge. E adesso voglio farvi vedere solo un attimo il bilancio e poi 2 o 3 esempi, perché non vorrei poi allungarmi troppo. Il bilancio del bene comune è praticamente, da questa assi abbiamo valori che ognuno di noi piace viverli, no? Abbiamo per esempio la dignità dell'essere umano, abbiamo la solidarietà, la chiamo la ecosostenibilità, equità sociale e la democrazia, cogestione democratica e diciamo trasparenza all'interno delle aziende. E qui in altra assi abbiamo i fornitori, i cosiddetti stakeholder, no? I fornitori, le banche, l'organico, i titolari, i clienti e diciamo la comunità in generale. E adesso qui all'interno abbiamo 17 criteri che misurano adesso il cosiddetto contributo che un'azienda dà al bene comune. Prima erano 74. Primo anno, poi abbiamo ridotto a 54, poi a 18, adesso siamo a 17. Perciò questo è anche un processo che tutti noi che fanno parte, tutti questi che fanno parte di questa idea, ogni mese facciamo una mail, facciamo un incontro e diciamo cerchiamo di migliorare il modello. E adesso praticamente lo apro, perché poi faccio solo 2 o 3 esempi. Abbiamo questi 17 criteri o 18 criteri, dove per esempio un criterio è gestione etica della fornitura, cioè che l'azienda
si autovaluta, ma come io come azienda faccio il mio acquisto di tutto quello che serve per fare il prodotto. Citando di nuovo, oppure adesso faccio un altro esempio, io prima della fondazione dell'Istituto Terra, che ho fatto io un paio di anni fa, ho lavorato nel settore del mobile e praticamente sono girato tutto il mondo e ho venduto mobili italiani praticamente, dal Giappone fino all'America, soprattutto nei mercati poi anche europei. E poi dopo un paio di mesi, quando ero dentro in questa azienda, decine di fa, ho chiesto al nostro produttore, cioè al nostro capo di produzione, ma dove viene questo legno? Beh, lui mi ha detto, ma sì, che domanda fai, Günther? Ma tu fai il marketing, fai le vendite, cosa c'entra? Beh, io così, mi incuriosisce, voglio sapere dove mi viene questo legno. Ma Günther, rompi balle, che sei? Vieni dal rivenditore lì, dal grossista, molto simpatico, no? Che è abbastanza sociale anche, perché dà un contributo alla squadra di calcio, 200 euro, ha detto, abbastanza sociale, super. Poi io ho chiesto, ma lui da dove compra questo legno? Boh, non lo so, ma chiedilo, ok? Dopo 3 mesi mi ha detto, sì, questo legno, questo ciliegio lo compro in Romania. E poi ha detto, ma come viene prodotto? Cioè, come viene fatto questo lì? Ma quindi sei veramente un rompiballe. Però adesso voglio solo far vedere, con questo esempio, cioè l'azienda stessa spesso non sa da dove vengono i prodotti che usa. E per un produttore di mobili il legno è una cosa abbastanza importante, secondo me, se i mobili vengono fatti in legno, come nel mio esempio. Però l'idea è praticamente quindi che ogni azienda sa esattamente da dove vengono tutti i materiali che usa. Il legno, le laccature, le cerniere e tutto quanto. Per capire ma come vengono prodotti anche questi dal punto di vista ecologico e anche dal punto di vista sociale, no? Questa è una delle cose, e tutte le aziende hanno cose che comprano per fare. Poi, per esempio, una banca a Monaco ha fatto il bilancio, poi questa banca mi ha chiamato, ma Günther, noi in questo criterio non possiamo valutare niente, perché noi come banca non abbiamo nessun prodotto, le persone portano i soldi e poi noi diamo questo denaro ad altri come credito. No, non è giusto, le banche hanno case, hanno edifici, hanno mobili, hanno macchinari, hanno computer, hanno tante cose dove io ogni volta come azienda posso scegliere, prendo questo o prendo questo. Questa è l'idea di tutto questo, adesso solo come questo esempio quando faccio vedere gestione etica delle forniture. Poi anche la stessa cosa con il finanziamento, ma da dove vengono i soldi che mi servono per avere l'attività? Da una banca, Deutsche Bank, come abbiamo visto prima, che la Deutsche Bank fa l'80% dell'utile fa con speculazioni, è una banca abbastanza, adesso non dico niente qua perché ci sono i video aperti, se no la Deutsche Bank dice, Günther, adesso ti abbiamo peccato, finalmente possiamo metterti in galera, no, dico niente, vado avanti, grazie, faccio un check per il no. Il video, se vuoi dire qualcosa. Ok, grazie, possiamo tagliarlo. No, per esempio, qualità del posto di lavoro, e qui adesso non parliamo soltanto di una bella scrivania e di un luce, no, qualità, cosa faccio anche con tutti i collaboratori? Do la possibilità di fare formazione, supervisione, tutto quanto. Oppure, suddivisione equa del carico di lavoro, per esempio, noi dal punto di vista dell'economia del bene comune siamo assolutamente contrario agli straordinari che uno fa. Per esempio un'azienda altoatesina, adesso dopo aver fatto il bilancio, hanno detto ai 20 collaboratori, no, straordinari non sono più possibili. Hanno tolto tutto questo diritto di fare straordinari, hanno assunto un'altra persona per avere questo equilibrio di nuovo, per avere tutti, e cosa è successo? Una persona ha di nuovo un posto di lavoro. Se tutte le aziende lo farebbero, oppure se noi da 40 ore andremmo a 35 ore, allora diciamo anche la, come si dice, Arbeitslosigkeit in Deutsch, la quota di quante persone hanno lavoro, la disoccupazione,
diminuirà. No, e noi in Italia, e dico adesso appositamente, noi in Italia abbiamo una disoccupazione dei giovani del 30-35% ormai. È preoccupante, no? E con questo modello io avrei di nuovo la conseguenza di cambiare. Richiesta e promozione di una condotta, non posso leggere, vita ecologica. Per esempio, un'azienda di costruzione che in Austria ha 1000 persone, cioè un'azienda abbastanza importante, grande, di costruzione, dove sappiamo che qui serve veramente un pranzo abbastanza intenso con carne e pasta e cose. Loro hanno detto no, noi per cambiare un po' il concetto anche presso i nostri collaboratori legato all'ecologia, in mensa 3 volte la settimana non c'è più carne. Come mai non c'è più carne? No, perché la carne fa male a tutto questo, a tutto il globo e così via. Sono tutti esempi piccoli che poi ovviamente questa persona a casa ha detto ma oggi non ho mangiato la carne. Adesso ovviamente potrebbe dire adesso mi serve la carne la sera, però no, cambia il concetto della coscienza, e questa è la cosa importante. E così sono tutti i 17 criteri che ovviamente adesso dal punto di vista della tempistica non posso approfondire, però le aziende che aderiscono a questa logica, che fanno un processo a sviluppare e a descrivere poi tutto quello che fanno e non un secondo criterio, e questo noi lo trasportano in azienda e viene condiviso e discusso tra i collaboratori e anche richiesto ai clienti, per esempio io ai miei fornitori di abbigliamento ecosostenibile, adesso li rompo i cosiddetti per che loro devono cambiare ancora il ballo. Ma quinto, se non mi balla, adesso abbiamo il prodotto perfettamente ecosostenibile. E appunto, addirittura l'imballo deve assai essere ecosostenibile. Ah sì, ok, ci penso. Sì, va bene, pensaci, se non ti pensi, se non vieni con una soluzione, allora mi dispiace, abbiamo un problema serio. Ok, poi è venuto con una proposta. Proposta, questo potrebbe andare bene? Sì. E adesso, dopo 2 anni, l'ha fatto per tutti. E abbiamo di nuovo dato un contributo importante. Adesso vado avanti, un po' più veloce, vi faccio vedere se volete un esempio, anche se in tedesco, solo come poi un cosiddetto bilancio e un cosiddetto rapporto del bene comune poi per esempio può essere messo in atto. Questa è un'azienda austriaca, per esempio loro, di Freude, da Vex di Freude, qui nasce la bellezza, no? Questo è il titolo, e poi loro hanno messo, adesso faccio subito, scusate, ecco, loro hanno 630 punti, questo è lo stesso grafico di prima, 630 punti su possibili 1000, no? E questo non è soltanto, non hanno dato così, occhio e croce, no, tutto quanto è poi descritto, e per quello ho detto, questo è tutto esplicitamente descritto, cosa faccio con questo criterio. E questo è pubblico, cioè ogni cliente può vederlo e ogni collaboratore può anche vederlo. E così questo è un contratto quasi, diciamo, implicito, no? Tra collaboratori, azienda e consumatore per sostenere il pianeta, le persone. Però voglio anche sottolineare che ovviamente anche queste aziende devono far profitti, non è che queste sono solo aziende che poi fanno da sociali, no? Anche questi ovviamente devono far profitto, perché perciò è un modello, come detto prima, anche di mercato aperto. E noi per esempio in Alto Adige, adesso anche a Verona, e vi invito anche di creare qua a Milano un gruppo di imprenditori, un gruppo di 10 imprenditori che fanno assieme serata per serata questi criteri, e il bello è che proprio questi stessi imparano viceversa o reciprocamente o così via, no? E questo mai nessuno manca, no? È veramente una cosa bella, perché questa azienda per esempio lì è un negoziante, questo è un costruttore di edilizi, cioè questo è un contadino, no? E loro, ognuno spiega quello che fa sotto questi 17 criteri e ognuno impara a vicenda. Queste sono aziende che hanno già fatto il bilancio da parte nostra in
in Austria, in Germania, in Svizzera, adesso poi potrei citare di più. E il bello è un modello di sviluppo organizzativo in una nuova direzione di un obiettivo che non è soltanto esclusivamente il profitto e diciamo la crescita, ma di un'azienda ecosostenibile che mette al centro sia le persone che anche diciamo l'economia, l'ecologia. È ormai un network internazionale, siamo ormai in 25 paesi dove questa organizzazione si sta sviluppando. Abbiamo fondato 2 mesi fa il campo a New York, abbiamo quello a Brasile, perciò siamo abbastanza avanti. E la nostra visione, e questo veramente è una visione, però è una visione abbastanza concreta, la nostra visione è che domani queste aziende che fanno già tanto per il bene comune avranno anche un vantaggio fiscale. Questa è l'idea, che quelle aziende che ormai già fanno già tanto poi pagano meno tasse, per esempio l'IVA, no? Per esempio ricevono ordini dal pubblico, hanno lì un vantaggio, per esempio ricevono agevolazioni che spesso vengono dati anche in base a questo, se questo l'ha fatto e quanti punti ha ricevuto. Perciò anche questo è una cosa abbastanza importante, perché vediamo e sappiamo che spesso i prezzi che noi paghiamo, adesso abbiamo visto qui il mercato, i prezzi che ci sono sbagliati, non sono i prezzi veri, perché sono sfalsati, non ci sono dentro tutto questo che dovrebbe essere dentro, l'energia, quello che, quanto, come si dice in italiano, in inglese si dice quando punisce, no, punisce, quando viene punito, diciamo l'ecologia, questo prezzo non lo paghiamo, no? E questo, quello vogliamo questo, precedenza agli acquisti pubblici, precedenza alle cooperazioni di ricerca scientifica, aumento dell'efficacia e dell'efficienza e così via. E il bello è, e questo adesso sono 4 persone che ci hanno visitato a gennaio, questo è mio partner, questo sono io, e queste sono 4 persone che ci hanno visitato dalla Svezia. Normalmente noi dal sud vediamo la Svezia. No, questa volta loro sono venuti da noi a Pressanone a capire ma come funziona questo modello del bene comune, e lo stanno adesso mettendo in atto anche in Svezia, e così nasce questo. E attualmente abbiamo più di 10.000 sostenitori, 650 imprese e più di 50 gruppi diciamo in tutto il mondo ormai. Questo è il sito italiano, cioè ormai anche tradotto in italiano, www.economiadelbenecomune.it. E se volete diventate sostenitori, abbiamo anche un seminario a luglio a Pressanone, dove anche questo verrà fatto in italiano, creato un gruppo regionale in Milano, sarebbe importantissimo avere qua un gruppo che sostiene questo, e create anche, forse sarebbe bellissimo iniziare con diversi workshop con imprenditori che dicono io voglio fare veramente una volta la prova e fare questo bilancio che ho detto prima, sapendo che è un vantaggio e un imparare assolutamente importantissimo per gli imprenditori stessi, e che cambia un po' diciamo anche rotta e paradigma. Per quello adesso sono in punto, 30 minuti, io ho detto che sono puntuale, sono tedesco, perciò grazie dell'attenzione. Volevo fare un commento su quello che diceva Gunther, perché avete visto che non sto parlando molto del Partito Umanista, del Movimento Umanista, però questo commento lo devo fare perché quando ho sentito parlare di loro, siccome noi da 20 anni parliamo che c'è bisogno proprio di un cambio di paradigma nel mondo che deve essere, che possa veramente essere, quando parlo bene, economia mista, no? Cioè qualcosa che prende il meglio del capitalismo, quindi senza arrivare a un dirigismo totale, però anche prendendo il meglio dei paradigmi del secolo scorso, anche dello stato sociale. E a un certo punto sembrava parlando un paio di anni fa, che se fossimo dei marziani, che fosse impossibile, un'utopia totale, una cosa ma non succederà mai, ma siete pazzi. Però sembra, a volte in questo periodo, l'impressione che alcuni marziani siano sbarcati sulla Terra. Nel senso che stanno apparendo dei fenomeni
per me disperati, perché io, cioè, anche perché poi non molti di noi sono imprenditori, quindi non era facile immaginare, cioè, iniziare a fare l'imprenditore. Però allo stesso tempo, perché quello che abbiamo sempre detto è che tutto questo sarebbe convenuto anche agli imprenditori, cioè non è un'ottica, la nostra proposta non è rivendicativa, togliamo di mezzo gli imprenditori, no, è proprio come creare una nuova alleanza tra i fattori della produzione, in cui c'è il lavoro, la centralità dell'essere umano e tutti quanti contribuiscono a un bene comune. Quindi questo commento lo voglio dire perché a me sembra veramente meraviglioso che si stiano manifestando questi fenomeni. E poi se si riuscisse a formare, se si trovasse un gruppo di imprenditori milanesi che vogliono farlo, sarebbe veramente fantastico come esperimento. E tutta la documentazione la troverete sul sito, ovviamente gratuita, perché anche questo, tutto quello che facciamo è un bene comune, cioè non la logica del copyright, che diciamo è la logica di tutti gli imprenditori, ma di copyleft. Praticamente è tutto fattibile, tutti possono aderire e avere tutto. Diciamo per avere... Ok, il libro costa qualcosa, però non tanto. Allora, adesso ci sarebbe stato il programma il Partito Umanista, però volevo, visto che ci sono due fuori programma, sempre su temi economici, prima di passare ai paradigmi politici, quindi parlando di democrazia diretta direttamente, inviterei gli amici di Etinomia e di Arcibelo di Etinomia e Arcibelo Voscek a fare un intervento. Tra l'altro Basilio Rizzo ci ha avvisato che non potrà essere presente perché ha fatto notte al Consiglio Comunale, quindi diciamo, sostituiamo il suo intervento con di loro. Gli chiedo di stare in 15 minuti. Ecco, no, sì, solo che siccome abbiamo dei tempi strettissimi, le domande... Cioè penso di anche la domanda legata a quanto sono disposto a investire di più, sì. No? E se in questo... Questo l'abbiamo discusso dettagliatamente e devo dire che purtroppo qui i consumatori sono abbastanza ignoranti ancora, perché loro pensano solo al consumo immediato, loro pensano a che questo costa adesso 1,99 e non pensano a cosa ne succede, no? Per esempio abbiamo sempre una discussione legata al bio, bio non bio. Però se si sa che il 30% del cibo anche viene buttato via poi, perciò, ok, prima compro un'insalata a 39 centesimi, però poi il valore dell'insalata che poi lo metto in frigo, prima giornata, terza, poi sei sempre 39 centesimi e il peccato è che lui dovrebbe comprarsene uno a 80 centesimi e poi mangiarlo subito, cioè cambiare un po' logica, e questo è il punto. E qui parliamo di tanti, insufficienza e così via, però adesso non posso prolungarmi troppo, però purtroppo il consumatore è un po' ignorante, detto nel modo ancora bello. Su un'altra domanda, poi vi chiedo veramente di scriverle, perché poi chiederemo di rispondere per il sito, perché abbiamo veramente dei tempi un po' stretti. Fare queste pratiche costa dei soldi, riduce subito i profitti, e questo l'avete affrontato come problema? Ovviamente sì, però se vediamo cosa succede in un'azienda che sta operando con un modello così, non deve rinunciare a nessun profitto, perché cambia totalmente la motivazione delle persone, perché da un lato subito fa senso di lavorare in questa azienda e il senso è quello che ci stimola di più. Io oggi sono qua perché mi fa senso parlare di questo modello, e perché è stimolante, e perché è importante. E... no? Dà senso, dà senso. Ha senso. Punto. No, dico, la motivazione cambia totalmente, grazie del ha senso. Scusate, se c'è la produzione...